Bon, via. È andato. È andato. Via il dente, via il dolore. Ci siamo tolti il pensiero. E da stasera, domani mattina, quando arriverà l'ufficialità, che arriverà stasera, domani mattina, domani pomeriggio, arriverà nelle prossime 24-36 ore. Comunque, accordo raggiunto. Lukaku va al Chelsea per 115 milioni. Via il dente, via il dolore. Si comincia a programmare. Vedo molti interisti incazzati col giocatore, molti, vabbè, con Suning, con la proprietà non ne parliamo. Vedo tanti giocatori che adesso, in preda all'ira del momento, si stanno scagliando anche contro Lukaku, mercenario, ci hai tradito. Allora, è chiaro che le parole d'amore che ha sempre detto Lukaku nei confronti dell'Inter, degli interisti, di Milano, hanno un peso. Bisogna sempre stare attenti a fare queste. Mentre birra mi sta leccando un polpaccio, voi non lo potete vedere. Birra, cioè, è un momento delicato. Quindi bisogna sempre stare molto attenti quando si fanno certe dichiarazioni, perché poi dopo, vedi, arrivano i soldi e prum, si rivolta la biscia e passi da essere re di Milano a mercenario in un amen. Io non lo considero un mercenario, perché lui per 2 anni si è comportato bene. Per 2 anni ha reso, per 2 anni ha dato alla causa il suo contributo dentro e fuori dal campo, contributo che ci è valso uno scudetto, perché lui è stato il protagonista indiscusso dello scudetto dell'anno scorso. È andato via per soldi, sì, però è andato via per una cifra, ragazzi, che chi gli dà del mercenario, cioè voi che gli state dando del mercenario, vi ribalto la situazione. Per 15 milioni. Cioè, chiunque sta guardando questo video sarebbe disposto per 15 milioni a sputtanarsi. Chiunque, chiunque, chiunque che sta guardando questo video per 15 milioni sarebbe disposto a fare tutto illecito e forse anche qualcosa di illecito. Molta gente per 15 milioni farebbe anche qualcosa di illecito. Quindi, prima di metterci qui a veramente offendere un giocatore che per 2 anni ha dato e professionalmente è stato bravo, è andato via perché gli danno un pacco di soldi. Cioè, io mi incazzo con Icardi che è andato via e non è stato professionale negli ultimi tempi, addirittura finto malato, finto male al ginocchio per non giocare, la moglie che andava nelle trasmissioni televisive a distruggere lo spogliatoio. Io con questi mi posso incazzare. Ma con uno che comunque per 2 anni è stato ligio e ha fatto quello che doveva fare, gli è arrivata l'occasione della vita. Ti chiamano i campioni d'Europa, ti danno 15 milioni all'anno. Ragazzi, ma guardiamoci negli occhi, ma non facciamo i puri, i casti, i puritani tutti. Avremmo detto tutti di sì, tutti. Poi scoccia, scoccia, per carità. L'unica cosa che dico a Lukaku è: e se poi te ne penti? Perché l'altro Reuccio, Icardi, secondo me si è pentito di essersi comportato così. Poi non lo ammetterà mai, mai, perché sono una famiglia orgogliosa, non lo ammetteranno mai. Ma è vero che Icardi è andato via dall'Inter a guadagnare un sacco di soldi e a guadagnare molto di più di quello che guadagnava all'Inter. Ma a Parigi è un uomo solo. L'affetto che gli davano gli interisti a Parigi non l'ha mai avuto e non lo avrà mai. A Parigi è uno dei tanti. Adesso arriva anche Messi. Cioè, nella testa dei tifosi del Paris Saint-Germain, prima di Icardi, sai quanti ce ne sono? E Messi, e Neymar, e Di Maria. Cioè, l'elenco è lungo prima di arrivare a lui. Adesso è un uomo solo che ha fatto una scelta professionale che gli è valsa un sacco di soldi, ma come giocatore. Lui è andato là a fare la panchina Chupa Chupa Moting. L'anno dopo è andato a fare la panchina Kenny il Guerriero. Quindi, caro Lukaku, e se poi te ne penti? Cioè, tu torni in Inghilterra, per carità, a livello economico non ti puoi pentire. Ma come uomo, come giocatore, sappi che il murales fuori da Stamford Bridge non te lo fa nessuno. Questo è pacifico. L'amore e l'affetto che ti davano i tifosi dell'Inter non te lo darà nessuno a Londra, nessuno, anche perché tu sei arrivato all'Inter che non vincevamo da 10 anni, ci hai fatto vincere e ti abbiamo messo sull'altare.
Mentre tu adesso vai in una squadra dove i tifosi comunque hanno la pancia piena, hanno vinto l'anno scorso la Champions League, cioè più di quella non si può vincere, quindi tu vai lì e sì, diranno, bravo Lukaku, grande Lukaku, ma non sei Dio come eri Dio a Milano. Quindi poi torni in una nazione dove quando sei andato via, là eri deriso da tutti, eri il paracarro della situazione. A Manchester ti allenavi per i cazzi tuoi, non ti voleva più nessuno. Cioè, quindi, ripeto, scelte condivisibili sia da parte di Icardi che da parte di Lukaku a livello economico, ma poi non vorrei che piano piano ti venisse la saudade di Milano, che qui eri Dio, ti volevano bene tutti, eri il numero uno, eri l'idolo incontrastato, eri il re. Tu andrai al Chelsea, squadra che, ripeto, ha già vinto l'anno scorso la cosa massima che poteva vincere, mentre sei venuto all'Inter che non vinceva da 10 anni e è bastato uno scudetto, che non è poco, però non è neanche la Champions League, per eleggerti a Dio. Là cosa devi fare per farti eleggere a Dio, che hanno già vinto la Champions League l'anno scorso? Veramente devi fare non so cosa per avere la considerazione che avevi a Milano, e là non ce l'avrai, secondo me, mai. Quindi non vorrei che a livello di calciatore, a livello professionale, come uomo, a livello co come uomo, non vorrei che poi tu ti pentissi. Perché io sono sicuro che se l'Inter chiamasse Icardi e gli dicesse vuoi tornare, quello torna in ginocchio. Quello torna sui ceci in ginocchio, tornerebbe in ginocchio sui ceci, anche se è là a pigliare un sacco di soldi. Se l'Inter lo chiamasse, gli dicesse vuoi venire, vuoi tornare che ti diamo un po' di meno, ti diamo anche qualche milione in meno, vuoi tornare, quello torna sui gomiti, torna sui gomiti. Non vorrei che fra qualche anno, un paio d'anni, tu la tornassi a essere quello di prima di venire in Italia e bramasse di tornare. Ti auguro di no, però insomma concludo la vicenda dicendo che capisco che i soldi danno la testa, darebbero la testa anche a me. Io per primo, ripeto ragazzi, non mi metto qui a dire mercenario, qui e là, ragazzi, 15 milioni danno la testa, 15 milioni sono un treno che quando passa fai fatica a lasciarlo lì. Però da persona che non guadagna questi soldi e che ti vede che te ne stai andando per quei soldi, ti dico, ti capisco, non ti biasimo, però ricordati che come uomo un giorno l'Inter e gli interisti ti potrebbero mancare. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Forza Inter.